Programma Tele Nebbia, Venanzio in studio, Martina, ma scusa è Marina, o se Raffina ti stavi preparando, le luci, lo studio, stiamo sparlottando, 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 accendi la tele, inizia sparlottando, sparlottando. Vai, voi mettetevi al vino che ci pensiamo dopo la trasmissione. L'ospite è arrivato. Inizia a sparlottando. Prego, prego, signor Paracolo. Sì. Buonasera. Eccolo qua, prego, prego. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, buonasera. Ringraziamo anche il cugino del fratello, dell'amico, del cognato, del mio nipote che ha fatto la sigla che state sentendo. Era ideata lui. È veramente questi ragazzi giovani a fanno delle cose col computer che noi non ci immaginiamo neanche. Allora... devo leggere due cose che mi ha detto il prete, perché sapete qua il salone ce l'ha affitta Don Graziello. Allora mi ha detto di ricordare di non appoggiare mica le biciclette al cancello, quello dove si va in chiesa, perché lui non vuole. Se voi lo fate, poi lui viene a casa mia, mi suona il campanello, mi dà fastidio, mi disturba, che viene sempre quando faccio la pennichella, che c'è mia moglie lì, santa, santa donna. Santa. E non sopporta più il campanello che suona, perché c'è un campanello che fa ah, un po', perché l'elettricista è un po' matto. Salutiamo Santa. E poi vorrei ricordare che domenica mattina c'è la riunione del catechiste. E allora non c'è il catechisto Cristo. Catechistro. Quello lì, insomma, non c'è la dottrina, ok? Va bene, adesso stringiamo che oggi abbiamo qua il nostro amico che deve presentare un argomento, è molto importante, e noi l'abbiamo chiamato perché noi non sappiamo niente di niente, siamo gente che viene dalla campagna noi. Allora abbiamo portato qua uno che è molto bravo, molto forte, è il signor Otto Espedito Paraculo, che viene direttamente da... Da Brighton, che lei deve essere qua dietro il Tosano. Britone. Dietro il Tosano, ok. Qual è l'argomento di oggi, Cedicchi? Argomento molto, molto, come dire, toccante, stringente. Argomento che ci abbiamo fatto delle discussioni l'altra sera. Allora, si parla di tanto di illuminare le cose. La crisi energetica. Quindi quella che è la crisi termoenergetica, noi abbiamo avuto un'idea. A livello proprio fondamentale, no? Perché un nuovo medioevo potrebbe essere una soluzione. Ma quanto dura il blackout? Quella manciata di 40 secondi, ecco, cioè un blackout, senti che idea geniale, piccoletto. Un blackout tutti i giorni alla stessa ora, sì. 40 secondi. Attenzione, professore, ma poi lo ampliamo, perché siccome che piace alle persone, i personaggi vari di Sprizzolo, anche alle ragazze piace questa cosa del buio, della sai penombra, vedo non vedo, allora da 40 lo ampliamo a 50, 55, poi da 60 uguale un minuto, lo facciamo a 80 secondi, poi lo ampliamo in modo tale che questo nuovo medioevo, la nuova oscurità, diventa una cosa banale da tutti i giorni. Da tutti i giorni, insomma, diventerà apre lo spritz e blackout, fai l'offerta un 3x2. Esatto, che poi io ci scrivo un libello sul librettino su queste cose qua, se ti piace anche lei, cioè incentiviamo un po' queste cose e io guadagno. Incentiviamo che, insomma, dobbiamo tutti trovare il lavoro, va bene? Ah, soprattutto noi. Vogliamo ringraziare il nostro Otto Espedito Paraculo, che sarà qua con noi ancora con delle robe interessantissime. Mi raccomando, le biciclette no sul cancello, le parcheggiate a casa vostra oppure negli appositi cosi. Noi ci si vede, sentiamo lì. Certo. Non lo so se lo invitiamo. Lo invitiamo ancora? Ma sì, dai, che lo invitiamo ancora, stavo scherzando. Oddio. Vai con la sigla! Un po' di buio, magari. Grazie, arrivederci. A prego, arrivederci. Ringrazio. Grazie, grazie. Vai Mariano, scrivi tutto qua che spegniamo. Programma Tele Nebbia.